qui per parlarvi di un metodo molto semplice per sbiancare le vostre unghie. È un metodo che vi consiglio di utilizzare veramente in casi disperati e davvero poco, al massimo 2 volte l'anno, perché sinceramente trovo che indebolisca tantissimo le unghie. Quello che ci servirà, sarà dell'acqua ossigenata da utilizzare pura sulle nostre unghie. Il procedimento ve lo farò vedere nel tutorial dopo, però volevo spiegarvi, perché è indicato questo tipo di trattamento. Lo consiglio a chi, ovviamente questo viene utilizzato per le unghie naturali, e lo consiglio a chi per esempio fuma e quindi ha un problema di ingiallimento delle unghie. Oppure a chi utilizza spesso smalti scuri senza applicare base, quindi di per sé lo smalto penetrando nelle unghie lascia quel colore scuro, comunque insomma antiestetico. Ovviamente il problema andrebbe risolto alla radice non fumando o non utilizzando smalti scuri e via discorrendo. Però se proprio avete questo problema, veramente una volta ogni tanto, perché vi ripeto, comunque indebolisce molto le unghie, possiamo utilizzare l'acqua ossigenata applicata direttamente sulle unghie. Adesso vi lascio al tutorial e vi faccio vedere come poterlo utilizzare. Oltre questo vi farò vedere anche subito dopo come andarle a nutrire un pochino. Ci vediamo dopo. Quindi quello che ci occorrerà sarà un recipientino dell'acqua ossigenata, di quella lì che utilizziamo insomma per le ferite, e per la fase post sbiancamento utilizzeremo dell'olio di ricino per ristrutturarle, nutrirle. Quindi incominciamo con l'acqua ossigenata, se riesco ad aprirla. Ok, ce l'ho fatta. E mettiamola all'interno delle nostre unghie in questo modo. Lasciamola qualche secondo. Ovviamente anche il pollice, non dimenticatelo come stavo facendo io. Cerchiamo adesso di applicarla anche sullo strato superiore, in questo modo. Versiamone un pochino pochino nel nostro recipiente e lasciamo le unghie in ammollo, in questo modo. Ne basterà poco, l'importante è che la parte della lunetta sia immersa. E restiamo così per circa 1 minuto. Dopo che è trascorso 1 minuto, ci aggiungiamo un bicchiere d'acqua per diluirlo. Ovviamente il passaggio va ripetuto per tutte e due le mani, è inutile che lo dica. E adesso immergiamo le mani in quest'acqua e acqua ossigenata e teniamole per circa 5 minuti. Trascorsi i 5 minuti, sciacqueremo le nostre mani e prendiamo dell'olio di ricino. Mettiamo un pochino sui polpastrelli e andremo a massaggiarlo su tutte le unghie, in modo che almeno in parte, insomma, il danno causato dall'acqua ossigenata sarà riparato. Massaggiamo per bene in modo che penetri nelle unghie l'olio di ricino. E lasciamo in posa almeno un paio di minuti.
Ecco fatto, come avrete notato dal prima e dopo, il risultato è abbastanza evidente. Ovviamente non vi aspettate che le unghie brillino, anche perché il bianco delle unghie, anche come il bianco dei denti, è molto soggettivo, dipende proprio dall'unghia e dalla persona. Quindi sicuramente andremo a ravvivare il bianco naturale delle nostre unghie. E vi ripeto ancora una volta, però non esagerate con l'utilizzo di questo metodo, che non fa bene assolutamente, ma deve essere soltanto un rimedio per rari casi e quindi per casi un po' estremi. E nulla, spero che vi sia stato utile. Al prossimo tutorial, ciao!